Salve a tutti, oggi vi porto in Australia. Vado a fare una ricetta dolce australiana, i Lamington, nati dalla creatività di un cuoco, dal quale prendono il nome. Andiamo a vedere cosa ci occorre per prepararli. Vado a mettere 5 uova intere e 130 g di zucchero. Comincio a frullare fin quando non avrò ottenuto un bel composto spumoso. E non appena uova e zucchero hanno assunto un colore bello chiaro e spumoso, vado ad aggiungere il burro fuso, che non deve essere bollente. Adesso prendo la farina, 200 g, vado a metterci una bustina di vanillina, una bustina di lievito per dolci, dopodiché la vado a setacciare. Arrivata a questo punto vado ad aggiungere la farina piano piano a mano. Ho imburrato una teglia quadrata, ma va benissimo anche una rettangolare. Vado a metterci il composto. Ho livellato l'impasto, adesso metto in forno a 180 gradi per 30 minuti. Metto sul fuoco 200 g di cioccolato fondente a sciogliere a bagnomaria, insieme a una noce di burro e 150 ml di latte. Faccio sciogliere tutto insieme. Ecco pronto il pan di Spagna. Adesso lo vado a tagliare a dadini. Le dimensioni le decidete voi. Potete farli più grandi o più piccoli. Vado a prendere un pezzetto, lo vado a dividere a metà. Se è ben freddo, il pan di Spagna è meglio, così almeno non si andrà a rovinare quando lo tagliate. Vado ad utilizzare della marmellata di frutti di bosco, ma potete andare ad utilizzare anche quella di mirtilli oppure una marmellata che preferite. Vado a spalmarla all'interno e poi vado a chiudere. Il cioccolato va tenuto in caldo, altrimenti poi si rapprende. Vado a prendere un forchettone, lo vado ad infilzare e lo vado ad immergere. Dopo averlo immerso, aspetto che gli eccessi di cioccolata siano scesi e dopo lo vado a mettere nel cocco, nella polvere di cocco. Lo appoggio sulla carta forno e dopo li farò riposare in frigorifero. Ed ecco i Lamington, una volta che si sono solidificati in frigorifero, pronti da essere mangiati. Con le dosi che vi ho dato mi sono venuti circa 20 Lamington. Vi faccio vedere anche all'interno come si presentano. È un dolce davvero delizioso, provatelo. Un bacio a tutti e alla prossima!